Presso la Fiera di Rho, il nostro inviato ha intervistato anche il sindaco di Pavia e vicepresidente dell'ANCI, Alessandro Cattaneo, e Fabrizio Sala, sottosegretario per l'Expo di Regione Lombardia. Sindaco Cattaneo, siamo a MedExpo, una delle possibilità per tutti i comuni anche di fare industria. Assolutamente, sono qua a testimoniare che i comuni italiani vogliono essere un motore dello sviluppo del paese. Quando ci sediamo con i nostri imprenditori piccoli o grandi, perché un sindaco è naturalmente un interlocutore del mondo dell'impresa, molti ci dicono: cercate di romperci il meno possibile le scatole, vogliamo meno burocrazia possibile. Ecco, noi andiamo a fare molto di più. E io dico anche come sindaci stiamo cercando di fare molto di più. Però serve che le battaglie che facciamo a livello nazionale vengano ascoltate. E in questo senso siamo profondamente alleati con l'Unione Industriale, con tanti appunto rappresentanti del mondo dell'impresa, perché vogliamo un patto di stabilità diverso, vogliamo che anche i comuni, questo lo dico io da vicepresidente, siano un luogo virtuoso di pubblica amministrazione, vogliamo il federalismo fiscale, vogliamo essere non solo quelli dei meno tagli, ma anche di più strumenti per poter incidere nelle nostre comunità. Quindi tanti motivi per essere qui, per portare una voce come quella di 8.000 comuni e sindaci italiani che vogliono essere un motore propulsivo del paese accanto agli imprenditori. E oggi il sottotitolo è Architettura, Design e Edilizia, tre cose di cui i comuni hanno bisogno. Beh, tre cose che nei comuni nascono, sorgono e che bisogna come istituzione accompagnare a crescere. Tre ambiti in cui l'Italia è leader indiscusso a livello mondiale, che nascono però proprio nei nostri centri, magari anche nei più piccoli. Quindi non dobbiamo perdere nulla di quei talenti, dobbiamo invece al contrario andarli a scovare e riuscire a farli crescere. Dottor Sala, siamo a Expo, quasi un allenamento in vista di Expo 2015. Sì, in questa fiera troviamo delle similitudini. La spiccato indirizzo di questa fiera all'internazionalizzazione, quello che dobbiamo cercare di creare e creeremo anche noi con Expo, una grande vetrina internazionale che avremo nel 2015, avremo 20 milioni di visitatori, buona parte a livello internazionale, lì dovremo essere capaci di mettere in mostra le bellezze dell'Italia, della Lombardia, e lì dovremo far vincere una partita alle nostre imprese, facendole incontrare con le realtà economiche internazionali. Ecco, però la situazione in Italia non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Oggi se ne è parlato tanto, l'edilizia dovrebbe far ripartire per riuscire a far ripartire anche lo Stato. Sì, l'edilizia perché conta nel nostro tessuto lombardo numerosi addetti attraverso anche piccole e medie imprese che sono quelle che stanno soffrendo maggiormente questa crisi. Quello, lo sforzo che dobbiamo fare noi, è quello sforzo che sta facendo Regione Lombardia di creare le condizioni anche con diversi enti e mi vengono in mente gli accordi che stiamo facendo con le regioni del nord per creare più efficienza nel sistema dell'amministrazione pubblica. Questo è estremamente importante e per quanto riguarda invece la politica nazionale non è sufficiente la risposta che si sta dando alle realtà economiche, non è così veloce come dovrebbe essere.